Buongiorno, buonasera e buonanotte a tutti quanti. Noi siamo Zaganelle Mentali con la Z maiuscola. Io sono Sole e qui è la mia compare Violanda che sta giocando. E qui abbiamo Connor che gioca con la sua monetina, bellissimo. Che sarà Insomma, siamo tipo un arrivati in penny, sarà. questo. Esatto, sarà il penny dell'inizio del gioco. Il classico Siamo in penny. questo. Sì, in questo nuovo luogo molto misterioso in cui ci ritroviamo, chissà per quale motivo. Beh, diciamo anche Violanda. a che gioco stiamo giocando, dai, ripetiamolo di Sì, nuovo. ripetiamo, nonostante ci sia scritto sul titolo del video, è Detroit Become Human. E Sì. qui il nuovo episodio, se non sbaglio il quarto. Sì. E, ragazzi, se ci sbagliamo è perché è passato un po' di tempo dall'ultima Sì, volta che ci abbiamo giocato, ma veramente assolutamente. poco, quindi non vi preoccupate. E quindi Piccione. niente, peccione. Allora, abbiamo questa che ragazzi, veramente è una stronza mega galattica questa. Esatto. Salve Amanda. Amanda. Mamma Connor, mia. Ho che piacere proprio vederti. paura. Questa sembra un'attrice, io però ragazzi, ovviamente non ho presente adesso l'attrice. Complimenti, Sì, hai ragione. Non di Lei è quella di Pose, questo è Antonio. sicuro. No, quello è sicuro. Facile. E hai condotto l'interrogatorio in maniera impeccabile. Va Grazie. Sei bene. stato davvero efficiente, Connor. Grazie, Amanda. Wow. Prego. Abbiamo chiesto alla polizia di darci il deviante per analizzarlo. Servirà a capire cos'è successo. L'interrogatorio mi è parso impegnativo. Che ne pensi del deviante? Aveva i sintomi Violanda. della devianza. Sì, scusate, stavo pensando. Instabilità Pensavo cognitiva, se fossi. agire No, no. imprevedibile, emulazione delle emozioni umane. Dobbiamo far sembrare di essere più freddi. Temeva persino di morire. Il modello Ah, lo era vuoi fare definitivo. freddo? No, freddo con lei. Tenente Anderson è Freddo con stato lei, assegnato sì. alle A indagini sui devianti. po' provo. Che ne pensi di lui? È un figlio della mignona. Niente. Non è l'uomo che mi aspettavo. Ma mi mancano i dati per avere un'opinione definitiva. Sfortunatamente abbiamo l'obbligo di lavorare con lui. Vabbè, Come calma. pensi di approcciarti? Ma insomma, io offro una birra, Non ho poi dati vado a sufficienti letto. per decidere. Lo conoscerò meglio e mi adatterò alla sua personalità. Sempre più androidi mostrano segni di devianza. Sono milioni in circolazione. Se diventano instabili, le conseguenze saranno catastrofiche. Sei il prototipo più avanzato che la Cyberlife abbia mai creato. Wow, E no, sei in io. grado di capire cosa sta succedendo? Conti su di Prima me. ancora che succeda. Esatto, è tipo, non so. Ma guardate la caraffa. Terminator. Presto, Connor. C'è poco tempo. Sì, signor. Va bene. Dati salvati. Download. 304 not found. Allora, ragazzi, qua è molto lungo, Con le nel senso, scarpe. non ci diciamo andiamo soprattutto a mischiare. Oddio, che bello, amore, tesoro! Ciao! Mai era un'altra ciambella! Bandone. Ma ti adoro! Scusa, non l'avevo mai Devo notato. vedere L'unico Tenente vero, tra Anderson. l'altro, da tutti Esatto, gli androidi. l'unico Sì. vero. Ma sei sicuro, Connor? Che Riparato? troia! Puoi aspettarlo alla sua scrivania. Salute. Grazie. Allora. Ah, trova la scrivania del... Ah, qua... L'attenzione Vabbè. nell'Arctico aumenta ancora. C'è un Presidente che presunto parla, scontro chi tra se una ne frega. Mortaerei russa e un pattugliatore americano. Sono stati esplosi numerosi Certo. colpi d'avvertimento. Ragazzi, Salute di scusate. nuovo. Allergia. Allora, noi andiamo un po' più velocemente. Io già so qual è. Ovviamente quella incatenata con la ciambella. Esattamente. Ed è qua. Fatto. Ragazzi, andiamo un po' più veloci qua perché veramente se no ci E mi ci scusi, siamo 3 ore, se no. sì. Sa a che ora arriva di solito il tenente Anderson? Dipende da dove è stato la sera prima. Speriamo arrivi prima di pranzo. Grazie. Allora, qui Aspetta, è per spera. conoscere un po' il nostro partner, diciamo. Che tra l'altro, ragazzi, io e Sole amiamo, per carità, veramente io l'ho amato, Anderson. No, voglia.
Allora, esplorare il nuovo ufficio. Ma che cazzo siamo seduti a farlo? Scusate. Portiamo sta in piedi, no? Vabbè. Allora. Porta avanti il caso, vai, siediti su quella di Anderson. Ok. Ah, analizza. Ci sono un sacco di cose da fare su questo tavolo. La carta straccia, no, vedi un po', ok. Ciambelle. Donuts. Donuts. Usa il cervello, non il tuo android, spazio libero degli androidi. Ok, è tipo un baseball. Baseball. Detroit. Dritto. Ovviamente ti fanno i Detroit. Red Eyes. Ok, Ok. è sul, diciamo, sul traffico della droga. La Red Ice. Fotografia. Vediamo se c'è interente Anderson da giovane. Eh sì, è quello al centro. Ma quello È quello c'entro. Ma bello, quello sì. c'entro è No, nero. quello al centro, quello più È quello bello. alto, Quello sì. alto, sì. Aspetta. Ah, sedia? Fiammiferi. Ok. Jimmy's Bar, Sì, che è dove incredibile. quello sei, ciao, è dove quello, dove beve, Buongiorno. diciamo. Capelli o Pelo barba? di cane Oddio. San Bernardo. Diosì. Poi. Dall'altra parte della Ciambella. screen. Latte freddo di Caffè 5 freddo giorni e fa. tracce di caffeina. Solo? Asiatico. Acero giapponese. Shishigashira Shoin. Shishigashira Shin. Vabbè, Serena E qua niente, è preparata. andata. Basta? Un Sì, vai. agente decorato. Era. C'era. Hai detto bene. Rivederla, tenente. Ah, merda. Ah. Hank! Nel mio ufficio! Comunque, ragazzi, se lo giocate e ne avete possibilità, fatelo in inglese che ci sono dei Sì. dialoghi bellissimi. Sì, io l'ho fatto in tutte e due le versioni, quindi, e devo dire che è vero, in inglese merita di più. Però per una prima Soprattutto una esperienza scena con potete. loro due. Ogni giorno arrivano 10 nuovi casi su Androidi. Per una prima Prima erano esperienza potete incidenti fare anche in isolati. italiano, secondo me. Signore che perdevano il loro robottino, stronzate del genere. Ma ora riceviamo rapporti di aggressioni e omicidi come quello di ieri notte. Non è più solo un problema della Cyberlife. È un'indagine vera e propria e dobbiamo risolverla prima che le cose si mettano male. Indaga su questi casi La per capire faccia. se c'è un qualche nesso. Perché io? Perché devo occuparmi di questa merda? Sono il poliziotto meno adatto del paese per questo caso. Non ci capisco un cazzo di Sole, androidi, ma hai Jeffrey. per Non so caso neanche il settare il volume mio della TV telefono. alto? Tutti sono operati. Perdonatemi, Credo si che tu sia sente? perfettamente Sì, adatto a ti questo sento tipo di io. indagine. Stronzate! La verità è che nessuno vuole indagare su questi androidi e così devo pensarci io! Grazie. La Cyberlife ha Menare, se no si mandato il suo sente il androide riverbero all'indagine sua. nel È un video, prototipo finita. molto Ho messo avanzato a e sarà il uno, tuo tanto lo partner. conosco Ma col benissimo. cazzo non mi Sì, vabbè, serve un anche partner, sai il. men che meno questo idiota di plastica! Hank, stai cominciando davvero a farmi incazzare! Sei un tenente di polizia, tenuto a fare quello che ti dico e a chiudere quella cazzo di Sai bocca! quante cazzo di Cosa finalmente gli avrei hanno da detto. dirti? Allora farò finta di non aver sentito niente, così non dovrò aggiungere pagine al tuo dossier disciplinare che già sembra un romanzo. La conversazione è finita. Jeffrey, Dio santo, perché vuoi farmi questo? Odio questi cosi del cazzo! Perché mi fai questo? Senti, ne ho abbastanza dei tuoi capricci. O fai il tuo lavoro o consegni il distintivo. E adesso, se vuoi scusarmi, ho del lavoro da fare. Wow, è andata molto bene. E se la prende nel cedere. Bene, non la tratterrò oltre. L'ha Buona giornata, capitano. vista un po' perché, ragazzi, ha fatto tutte le scelte e nessuna porta una cosa positiva. Cioè, nel senso, non gliene frega niente di noi, Sì, infatti. quindi insomma, non avrebbe Sono cambiato solo niente. scelte divertenti alla Sì, fine. infatti. È Beh. un onore collaborare con lei, Che tenente. lecchini. Sì, saremo un'ottima squadra. Ma questo mo te tira una sedia. In ogni caso, voglio dirle che sono felice di lavorare con lei. Saremo un'ottima squadra. Ripetiamo le stesse cose. C'è una scrivania che possa usare? Quella non la usa nessuno. Mettila! Mob story. Ok, sediamoci, va.
Ma se scrivania fredda, mamma mia. Bella. A stretto contatto proprio. Ah. Lei ha un Oh cane? sì, Vero. hai scelto quello che Beato, volevo. come lo sai? Hai visto quei peli di cane sulla sedia? Il rapporto dice che l'hanno cacciato. Adoro i cani. Come si chiama il suo? Forse provano un nuovo tipo di Secondo aggressione. te? Sumo. Si chiama Sumo. Bello, ora sappiamo il nome del cane, bellissimo. Tifa per i Detroit Ma Gears. come pallacanestro? Denton Carter ha segnato il Non era 53% football. dei punti con tiri da tre. Ah, quello è Ha baseball. visto la partita? Era La baseball e stavo poi giusto basket c'era guardando anche. parlo di Era, sé. ah, c'era anche basket. Appariva Oh. almeno. Io football, vabbè. No. A molte persone non piace avere androidi intorno. Mi chiedevo, c'è una ragione per cui mi disprezza così tanto? Poverino, ma solo una domanda. Sì, ce n'è una. Ah, ho capito, anche dai, però va, sii più collaborativo pure Se ha qualche fascicolo sui devianti, vorrei dargli un'occhiata. te. Il computer è sulla scrivania, quindi arrangiati. Chi è Fowler? Vabbè. Scumbars. Shrespet. Ah, questo era quello. Chi? Aspetta. Ah no, no, scusate, niente, l'ho frecciato con un altro protagonista. Vabbè, ragazzi, vabbè, insomma. Noi sappiamo, insomma. Però guarda, leggiamo la descrizione di quello, così facciamo leggere un po'. Questo? Tanto, sì, giusto per far Denunciante, capire. direttore dell'Eden Club, ha segnalato l'impiegato per scomparso dell'androide di piacere, modello bla bla bla. L'androide è scomparso dopo aver accompagnato a casa un cliente e non è più tornato. Proprio corsa via. Noto pittore Carl Manfred, che ragazzi questo è, lo, è il No. tipo, appunto, diciamo, Carl. il Carl, il tipo che No. era in carrozzella, insomma, è stato trovato privo di vita nella sua abitazione dopo un alterco tra il suo androide e il figlio. La testimonianza di quest'ultimo indica l'androide come altamente aggressivo. Si propone che l'androide sia un prototipo, un modello numerico di serie sconosciuta e che sia stato distrutto negli agenti interventi sul posto. Oh, Oh. allora, il corpo della vittima sarebbe ritenuto da un amico passato per salutare. Ha chiamato subito il 911 alle ore 8:42. La squadra di emergenza ha attribuito la morte a una ferita d'arma da fuoco. Il suo androide, un bla bla bla, non è stato trovato sulla scena ed è il sospettato principale. Mo so Aia, 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 tutti. ragazzi. Mo so tantissimi. 243 casi. Il primo risale a 9 mesi fa. È partito da Detroit, poi ha coinvolto tutto il paese. Una X400 ha assassinato un umano la scorsa notte. Potrebbe essere un punto di partenza per l'indagine. Dan dan. So bene che non ha scelto lei quest'indagine, tenente, ma conto sulla sua professionalità. Perché non vai a fare in culo? Ragazzi, qua è tosta. Le suggerisco di risolvere i suoi problemi personali Aia, e di ragazzi, assegnarli a aia, ho fatto qualcuno la scelta di sbagliata. competente. Mi sto prendendo un culo. l'ammazza. Senti, stronzo. Se fosse per me, vi butterei in un cassonetto e gli darei fuoco. Quindi non rompermi le palle! O potresti finire male. Tenente, scusi se la disturbo. Ho delle informazioni sulla X400 che ha ucciso l'uomo ieri sera. È stato visto nel distretto di Rivendell. D'accordo. Poco mangiava il suo ricagava pure. Ragazzi, questa scena è un po' difficile con Hank. È una delle più difficili, forse.
Sì, anche perché se non sbaglio c'era anche la musica. C'era una cosa di musica che però non si è sentita. Boh, vabbè. Non c'era, non l'abbiamo Non lo trovata. so, francamente non me lo ricordo così bene in realtà. Comunque faremo anche delle scene più divertenti, per farvi divertire, Sì, perché mamma, ovviamente. veramente. Sarà molto divertente. Soprattutto aspettiamo ad arrivare in una parte. Ce l'hai già Aspetta, capito. quale di quale delle tante? Con Hank e il ragazzo? Bra, sì, esatto. Aspetta, ma loro due da soli o in un luogo? Sì, o in un In un luogo? posto proprio. Ok, ho capito. Non pensare, anche la scena, un'altra scena con loro due da soli che mi fa molto ridere Così sembra veramente uno spoiler mega galattico, ma no, ragazzi, tranquilli. Niente a me. No, spoiler. sì, vabbè. Una scena in cui loro due sono da soli. Che spoiler può essere, scusa? Che magari hanno un'intresca, no? Vabbè, uno immagina, non è solamente. Noi non abbiamo detto nulla, sono le persone che immaginano. Appunto. Allora, sorveglia Ellie, lascia riposare Alice. Ancora. Fatti i cazzi tuoi, Mamma, no, Madonna, per una sveglia, le volta. scappate subito. Niente, si è Niente, svegliata. no. Questa. Oddio, la maglietta. Scusa, non volevo svegliarti. Quindi non è stato un incubo? Qua, qua, qua. No. No, tuo No, padre l'ho non era ucciso un per incubo. davvero. Tranquilla, l'ho accoltellato. Se no, gli ho sparato, scusate. Ci ho sparato. Che ne dici di un bel Dell'arci? bagno Eh sì, caldo? visto l'ultima volta non se l'ha Dopo potremmo fatto. uscire a mangiare qualcosa. Che ne dici? Ti lavi che Ok. puzzi. Comunque, Che ne dici, veramente sto facendo puzzona? la classica mamma, sto facendo eppure sto prendendo un sacco di punti. Con questa manco mi sta impegnando. E quello è fatto. L'accendiamo questa, mamma. Oh, alleluia, lavate che mamma mia. Il Mamma mia, puzzerà de morto. cadavere sicuro, se il padre è morto. Wow, come sono gnocca. Cara mamma mia. Afferra, sì, Ah, ho accoltelliamoci. letto a fetta. Affetta un po' di. Oh no, no, non lo fare. No, mi piacevano i tuoi capelli lunghi. Beh, ma queste se le mette tipo crocca. Da vecchia sua, allora a sto punto tagliamoli, Madonna, ma sono tanto no? belli. Sì, ma quella se, secondo me infatti si doveva sciogliere, secondo me. Ma Ah, no, preferivo parrucchiera prima. nata questa. Vabbè, è un Aia, 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 androide. attenzione, attenzione. Abbiamo messo i colori. Aspetta, Lo sai io vediamo come l'ho biondi? fatta? No, No, si aspetta, no, può. voglio vedere, non l'ho visto, Ah, aspetta. ok, mi pensavo che avessi. Biondi, vediamo Ok, bianchi e marroni, sarà una ok. cagata Bianchi, terribile. bianchi sono Bianchi. bellissimi. Adoro bianchi. Bianchi, ragazzi, tanta roba. Vediamo marroni e neri. Maroni erano tipo orribili. Uguale a Ma prima, sembra ok? tipo Quelli di prima. biondi, sembra. O neri, anche i neri sono fighi, devo Neri dire. sì, perché lei è ne neri con gli occhi Neri con gli occhi chiari. Oppure verdi, mamma mia. bianchi con gli occhi chiari. Pure qui non è male. Però non Anche è, è un io bianco strano questo. io l'ho fatti entrambi, non ho mai fatto né marrone né biondo, o rosso, o neri o bianchi. Guarda che pure il biondo non gli sta male. No, No, allora ragazzi, non avete no. capito. Mo 10 minuti ci Wow. sarà questo problema. Cioè. E questo è il problema più serio di tutto il gioco. Eh Che sì, infatti, i colori di capelli capelli, sì. metterà. Come ogni donna è questo il problema. Ma non lo Ciao. so. Non lo No, so, dai, o bianchi francamente. o neri, per favore, biondi no, non si può dire. Marroni sicuro no. Vabbè, ma guarda che il biondo non gli sta male. No, no, te prego, no. Vabbè, Vabbè, allora, però gli facciamo neri. Gli ti lascio scegliere tra neri e bianchi. facciamo neri, sono più naturale. Dai, bianco, madonna, una Va cortellata. bene, va bene, fai neri, Dai. vai. Oh, olè, guarda che gnocca. Via. Cambia pure il colore dell'occhio, no? Ah, sono blu l'occhio, cioè. E Non so, verdi, scusa. l'ha cambiati? Ne Ma che sa di? giuro, ma sono diventati blu. Ecco. È vero, lo specchio erano verdi, erano. Zan, staccati. Vedi? Vabbè, comunque questo anche se gli metti una tuta da Nike gnocca comunque. Ma soprattutto Soprattutto questa con una parte tuta non da usava niente. Jordan. Madonna, vabbè, ma quello tutti penso. Sì, Anche infatti. Ciccio Panza potrebbe diventare Non lo bello. so, non lo so, Allora. Ciccio Panza ovviamente sono io, raga. Cioè, Così sei detto, bella. eh. Adesso Grazie. sembri davvero un'umana.
Grazie, vai, vattela va. Che cazzo devo fare? Sì, vattela va, per favore, pigliala e portala di là. Brava, il bagno è pronto. Un po' cartone? Stavo guardando infatti quello. Bello, uè. Che figo, non è brutto. Si sono messi pure a far cartone. La bambina è andata là, giustamente tu vuole far vedere. Diciamo, a me fa Android e mi guarda nuda, cioè, davvero, una certa, fino a una certa. Ah, cambiamo canale. Ti porno. Flower, no, non era Flower, come si chiamava? La vittima si chiamava Todd Williams, un disoccupato di Cork. Oh no. Secondo i primi rilievi, è stato colpito a morte dal suo androide, una X400. Opinione pubblica, la prima volta che la leggiamo. Opinione pubblica, che francamente ce ne sbattiamo le palle. Just Douglas. Zan zan. Certo, cara, però cazzo, la maglietta, mettitela meglio. Non avevi scelta. Sarei morta se non l'avessi fermato. Che cosa facciamo? Non sappiamo dove andare. Te la vado a infrettare, ragazzina. E la polizia ci sta cercando. C'è qualcuno della tua famiglia? Giustamente. Qualcuno che può aiutarci? Tipo no. La madre? Che l'ha abbandonata? La madre? La madre è abbandonata, lei no. C'è più madre. Non possiamo restare, non abbiamo soldi. Dobbiamo scapparcene via prima che ci sgamano. Vabbè, ma che minchia ce la... Me la mette tutte a fa, tutte e tre, se devo cercare tutte e tre. Mi ha dato l'indirizzo di qualcuno che ci aiuterebbe. Potremmo provare. Donna questa che faccia, mamma mia, appesa, oh. Mamma, sempre sta faccia. Capisco che hai perso, capisco che hai perso tuo padre, cioè tuo padre è una merda, tuo padre però. Vabbè, sì, infatti non è poi così tanto devastata la ragazzina. Conforto, ti prego. So di essere solo una macchina. Un inutile pezzo di carta. Zitta, non l'ho mai fatto questo. Sento che qualcosa ci tiene legate. Mi emoziono ogni volta che è nuovo. Cosa succeda? Niente potrà mai separarci. Oh mio Dio, ragazzi, addio commovente. Comunque prendo prendo punti così con questa. Faccio la mamma un attimo e niente, punti così a manetta. Faccio la mamma e all'improvviso capelli neri corti. Tu preparati. Io vado a cercare del cibo, poi potremo andare. Sì, nel bidone della spazzatura la vado a cercare. Ah, se l'è messa bene sta camicia? No. Madonna. No, non ce la può fare. Manco io a 13 anni. Porca vacca, cioè guarda, un po' E a 13 anni andavamo in giro come veramente dei poracce. Cioè. Che film. Maronna mia! Maronna, rientra dentro. Ma cosa? Connor è già arrivato. Ammazza, che ha fatto del trasporto tipo Goku questo? Maronna. Oh no. Capirai, questo è amico nostro poi. Polizia di Detroit. Cerchiamo un androide femmina che ha rapinato un negozio sulla strada. Sai qualcosa? Un androide? No, non accetto androidi qui. Ha mai visto qualcuno che le assomiglia? Oh no. Cazzo, mi sembrava un po' strana. È arrivata ieri sera, era vestita normale. Merda, manca di che se le cambia di prima i colori dei capelli. Qui. Sì, probabile, stanza 28. Oh grazie. No. Yolanda, non ho mai fatto questa scelta. Di solito sono riuscita a scappare prima che se ne accorgessero. È anche neutrale. Allora. Ma quindi se la prendono, che succede? Ah, tu non ci sei mai arrivata qua. Aspetta in macchina. No, io sono riuscita a scappare qua. Ma loro non mi cercavano. Le servirà il mio aiuto. Conosco gli androidi meglio di lei. Senti, basta risposte del cazzo. Sei una macchina, sta zitto e fa come dico. Voglio solo anche però calmati, Dio mio, mi cioè via darò un calmante. Vuoi finire la missione? Ma allora non devi rompermi le palle. Ma non te lo sto rompendo, sei tu che rompi il cazzo. Oh, mamma mia. Ma sta piovendo da giorni, comunque, sbaglio. Vabbè, Detroit è tipo come tipo Londra. Francia. No, uguale. Londra. Sì, io a Francia, vabbè. A Francia. Oddio che pure Parigi quando ci si mette piove bene, eh. Dai, sali, madonna, io capisco che sei un robot, però... Cioè, puoi fare a camminare, eh? Sì, te sì. L'hanno insegnato, fallo. 28, che ha detto? Madonna, questo scatto felino! Oddio. Oddio, c'è la pistola, c'è la bambina, aiuto! Spero che sia scappata da, non lo so, dal cesso.
dietro la porta, sotto il letto. Dentro l'armadio che non c'è. Dentro l'armadio. Nel frigo, controlla il frigo. Non c'è. Meno male. Mo guarda il soffitto, sono tipo appiccicato. Tipo Spider-Man. Ok, no, invece io avevo fatto la scelta che io dovevo scappare proprio. Evita poliziotto. Nasconditi, madonna. Che... Ah, bello, nascondino stiamo a fa. Mamma mia, oh no. Vai a destra. Non vedo una mazza, non vedo. Non vedo né una mazza. Non vedo un cazzo, dove stanno i poliziotti? Ne vedo, non li distingo io. Ah, quello è un poliziotto. Mi sa che è barbone. R1. Spostati. Non ci vedono. Ah, maronna. Mamma mia. Signora, ragazzi. Non è che copre la bambina mentre piove. No, 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 lei non no. Non mettertelo il cappuccio, per carità. È troppo sano il cappuccio, Io non so se sto andando bene, sai. Io sto andando a caso. Devi andare a dritta. Oddio, che è successo? Perché si è fermata? È fermata questa, ma è scemo. Ah, ma vabbè, ma mi ha palesemente detto che non posso. Ah. Oh, maron. Ah. Oh, cazzo. Madonna mia. Ma tienilo l'ombrello. Ma soprattutto che cos'è? Lei è tipo un agente segreto della CIA. Cioè, dov'era? Lei è nascosta. Bravissima. Cioè, ma non... Chiama il nascondino col poliziotto. Questa la voglio vedere mentre combatte, giuro. Mamma mia, bravissima a combattere, a nascondersi soprattutto. Se la continuiamo così però cerchiamo. Comunque i poliziotti, mamma mia, uno dietro l'altro proprio, Cioè uno più scemo dell'altro. Se quello è conno, se gira un po' l'angolo. Se quello è conno. Sei da sola? Sì, sì. Ragazzi, abbiamo superato così senza intoppi, senza problemi. Mamma mia, incredibile. In realtà, cara, non correte, però, cioè, vi sgamano se correte, cacchio. In realtà, cara, è un agente della Dea. Della Divus. Però abbiamo forse sbagliato, sai? No, perché? No, per fare un'altra scena un po' più, vabbè. Fa niente, abbiamo deciso così, ragazzi. Abbraccia la bambina. Lo sai perché? Per essere un po'. Perché mi viene spontaneo fare, capito? Tutto bene, capito? Invece devo un po' rischiare, devo sbagliare, capito? Perché avevamo tante possibilità qua. Guardate le possibilità che abbiamo, Ora Violanda vi fa una planimetria totale. Olle! Ecco, ma appunto. Allora, quindi Connor non è riuscito, diciamo, a fare niente in realtà, è rimasto là. Non lo scemo. Poraccio. Ma dovevamo portare il vaso in salvo. Ah no, la bambina. Non mi ricordo manco che pubblicità fosse. Aspetta, riparla. Tipo il vaso andava portato in salvo. A Amaro Montenegro, sì. Ok. Madonna, raga, quanto gnocco questo film. Ah, che palle questa parte! Che rottura, dico io, la parte più brutta del gioco, ragazzi, questa è la parte più brutta del gioco. Ve lo diciamo subito. Sì, pallosissima e inutile, quindi cercherò proprio di andare super mega veloce, ragazzi. No, veramente... per me non è stata questa, è stata tipo la parte finale sua. Lui è proprio noioso. No, questa è pallosissima. Trova Jericho, io sto morendo, ciao. Bene, dai, andiamo avanti, dai. Ma che cazzo si è messo addosso, vabbè. Ok, dai, cerchiamo questa cosa. Ho detto, questo era il cappotto di Final Fantasy. Allora, se non sbaglio è proprio qua. Sì, è questo. No, non ce l'ho, non vedi come sto. L2. Sto peggio di te, sto signo. Oh. Allora, girati verso sinistra. Ah, eccolo. Sì. Ah, sì, è vero. Lo ricordavo dietro. Eccolo. Beh, che devo fa? Ok, quello. No, quello giù.
quello. Ah, ok, sì, sì, non mi ricordavo, ragazzi. Ti ricordi i quadratini, dobbiamo trovare. Sì, 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 mi ricordavo. Ecco, ma c'è un altro. Sì, se non sbaglio sta di sotto, sta questo. Sì, sì, sì. Madonna, poi cammina. Oddio. Il barbone paura non ne ha. No, comunque è veramente pallosissimo. Adesso puoi usare le scale mobili. Usa le scale mobili come fanno gli umani. Ma scusa, ma oh, ma che sei demente? Vabbè, ho sbagliato scale mobili. Io rovescio e volo via. Ma più che altro è più comodo perché si scaricano meno in fretta a prendere le... Vabbè, per me è una cazzata che devono per forza prendere le scale e andrò... Vabbè. Eccolo là il disegno, là davanti, sì, col sì, leone. Sì. Oh, minchia, scusi. Vuoi? Minchia, tocchi, non si tocca. Madonna, ma cammina, ti prego, corri, ti prego, ti prego. Oddio, questa, eh? Sai dove si trova Jericho? Chi, mi scusi? Sì, ciao, arrivederci. Ma bevi per caso? Allora. No, non è Muhammad Ali questo? Sì. C'era un altro giù? Sì, è proprio Muhammad Ali. Ok. Penso almeno, fammi vedere. Boh. Non mi sembra lui, però boh. Lo vedo basso, deve essere Muhammad Ali. Ti sento male comunque, che palle. No, no. Eccolo. L'arcobaleno del Gay Pride. Beh, anche peggio. Allora, uno là. E uno è lì sotto, l'ho visto. Yes. Yes, America! Ah, i robottini. Sì, 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 mi ricordo, sì, sì. Erano qua. Da qui dentro. Non è qua dentro. No. No. Okay. No, era attraversare, se non sbaglio erano tipo... Aspetta, non qua. Qua. Qui. Qua, 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 qua. Su, su, su. Ok. Giù là in fondo. Ok. E uno sta là, però noi sì, dobbiamo... Sì, dietro. Devi scavalcare. Vai, Connor, vai. Ce la puoi fare. Quale Connor? Ah, scusate. Ormai Connor è nel mio cuore, lo sapete. No, comunque veramente adesso dà fastidio il tuo microfono, comunque. Allora, dovete capire che questa sera abbiamo un piccolo problemino con le cuffie di sole, ma non sappiamo il perché, spero che non si senta... Non credo che si senta perché prima mi hai dato problemi anche tu lo stesso rumore, quindi credo che sia proprio la PlayStation, il party, e... No, guarda, non mi dà un fastidio, tu non puoi capire che fastidio che mi dà. Ti giuro, è massacrante, è qualcosa di massacrante. In teoria dopo un po' dovrebbe finire. Se spero. E spostalo. E sposta, madonna. Ma come lo sposta? A rovescio questo? No, vabbè, raga, tutto bene. A rovescio, lui lo sposta a rovescio, vabbè. Sì, vabbè. Ok. Vai. Olè. Parkour. No, sbagliato. Ma che cazzo? Ma che cazzo? Ma tutto bene? Vai, quello bianco. Quello bianco. Su. Su. E destra, destra. Destra. Ah. Mamma mia, mica avevo visto. Oh, basta. Sti segreti dentro le patatine, basta. Oh. Bellissimo. Bravo, ammazzati. Analizza 3, 2, 1. No, è qua. Una scimmia. Ok. Yes. Assassin's Creed improvvisato.
Vabbè, che questo in realtà questo calcolo lo puoi fare pure tu, non è che solo un robot lo devi fare. Cioè, lo fai sulla mente, vabbè, lui lo fa visivo, però. Sì, infatti. Non è così niente di particolare, insomma. Però lui riesce a calcolare le distanze, la forza deve Vabbè, metterci. certo. Una Ma ha persona trovato da sbaglia prima solo? di farlo. Da giù? Posso. Dai, un altro, ok, dentro le patatine, dai, pure questo. Mo devi salire sopra, che palle. Allora, se non sbaglio, A sinistra, qui. era qua. Devi salire su. Ok. No, così crolla. No, Infatti, no, un cefalitico. No, era qua, mi sa. Aspetta, stai fermo, forse. Oh, Madonna mia, ma girati! No, vabbè, raga, no. Ma che cazzo, ma gi... Madonna, Maremma. dov'è? Ok, ferma. Lì. Qui era. No, la scaletta, sì. Posto, dai, fallo, su. No, vediamo sto parkour su. E segui. Ok, Ha dato tipo una fiancata, mostro, cioè tipo le costole si inclinavano normalmente. scoppiato l'intestino. Ok. Oddio, sta accelerata. Qua al muro qui. Muoio. Basta, basta. Vedo sfragnare le palle, basta. Entra nel buco. C'è tutta sta fatica per un pezzo di go. Vabbè. Che cioè, lo potevamo fare pure io sole normalmente. Ci Anzi. saremmo intoppate, però l'avremmo fatto. Ok, andiamo. Oh, allora lui. Tutto sto casino per Gerico. Ovvero la nave portuale arrugginita, morta. Madonna, ante gnocco, raga. No, vabbè. Non riesco a chiedere. A me sti primi... Ah, Dio mio, che paura. Non qui, A me da un'altra parte là. sti primi piani, ragazzi, mamma Salta. Saltino adeguato. Molto atletico lui per essere solo un robot, eh? Un robot da casa, intendo. Vabbè, sono diciamo molto atletici, esatto. Cioè, non è come... Vabbè, pure io robot erano molto atletici, ti ricordi? Però quello perché erano programmati, cioè lui doveva Porca solo miseria, aiutare un quelli... vecchietto. Dio mio, che cazzo ci metti in programma parkour a uno che deve badare un vecchio? Vabbè, dai, ci sta, magari... Magari devi fare del parkour per salvare il vecchio Ma che deve no, scema, buttarsi da magari qui. che ne so, succede qualcosa. Vabbè, gli hanno messa come Jackie Chan e lo smoking. Bellissimo. Sì, ciao, salto da fede, è arrivato. Ragazzi, che tra l'altro Mamma questa mia. scena è una delle più belle, però io e solo non ce la siamo cagate, penso. Sì, no, noi abbiamo riso, cioè. Abbiamo visto perché stavamo passando Jackie Chan allo smoking. Guardatevi quel film, ma non penso che ve No. lo siete perso perché lo mettono ogni anno sul A 6, Natale, quindi. tipo. Sì, No, no, ma anche d'estate di solito. sì, no, ma veramente, Molto bello, ragazzi. Jackie No, ma veramente, ragazzi, lo smoking merita solo perché lui stende che era James Brown. Morta, morta, raga, Chan. morta. Mamma mia, ma proprio il suo modo di fare Oh. combattimento è geniale.
Insomma, butta ma... sta villa, ma buttala. Ah. Come si chiamava il gioco della... Già mi sono scordata, della nave nell'acqua. Ah, madonna. Man of Medan. Man of Medan, eccoci. Man of Medan. Ah, qua te lo ricordi, perché io non mi ricordo qual era il mio corpo. No, è sempre dritto. Questa è tipo una cella, qualcosa del genere. Poi se non sbaglio c'era... No, vabbè, leggi, ma non c'è niente. Ma chi è che lascia un libro poi nel... Vabbè, non aveva abbandonato, vabbè. Sì, vabbè. Vabbè, non c'è niente, ciao, oddio. Un libro elettronico. Oddio, ancora... oddio, che cazzo, era bloccato. Che succede, madonna? No, vaffanculo. Mamma mia, che casino, va a destra, va. Seguiamo, vabbè, seguiamo la tizia, va, abbiamo visto che era una donna. Cosa ci farà mai una donna qua dentro? E uè, calmi, no, comunque volevo dire qualcosa, non mi ricordo. Vabbè. Ma... controller ti ha abbandonato. Controller, per favore, gira, svoltati, non lo fa. No, raga, mi si è bloccato il joystick. Oh. E niente, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Aspetta, l'aveva fatto, l'aveva fatto. Oh, vaffanculo. Ma che è? Ma che problemi c'è? Ma che cazzo? Aspetta, no, perché forse gli devo dare la volta, raga, sto sudando. Non è che lo devi girare di 360 gradi. Oh, ma... oh. No, raga, cioè, mi sta proprio... Non è che ce l'hai scarico? No, ma che c'entra che ce l'ho scarico? Oddio, ho sbagliato, raga, scusate. Ho sbagliato, sbagliato. No, raga. Ma... oh, cattroia. Ma porca puttana. Ragazzi, moriremo qua, ci troveranno il cadavere, troveranno. Questo episodio si chiamerà Violanda e lo sportellone che non si apre. Oh, ci riesci, ci riesci? Ma no, perché? No. Perché me la fa a rovescio? No, beh, questo è matto. No, raga, è matto. No, no, no. A rovescio. Ma che cazzo ne so, non me lo faceva, l'ho fatto la stessa cosa, ho fatto ma adesso. Ma che stai a giocare con il joystick sotto sopra, ma che fordì? Ma che cazzo ne so. Oh, lo stavo facendo, ho fatto la stessa cosa, no, era proprio perché lui non me lo prende. Capito? Ok, che strano. Vabbè, ma la visuale, vabbè, lui si abbassa. Vabbè, la visuale in basso. Sì, la visuale era bassa per far vedere sta scena. Aia, donna. Sì, tutto bene. Porta... tutto bene, ragazzi, non ci siamo fatti niente, tutto, tutto a posto. La torcia. Poi Van. Wow. Wow. Siamo entrati nel Fight Club. Oddio. Non sia mai. Wow. Benvenuto al Fight Club. Oh. Mamma mia, quanto ci avevamo messo. Vabbè che era l'unica strada. Mamma mia, no, veramente pallosissimo. Una delle parti più pallose è questa, ragazzi. Questa, strada questa, giuro. Jericho. Jericho in generale è palloso. Mm. Io sì, ho trovato palloso. Sì. Tranne una cosa, però per il resto l'ho trovato palloso. Sì, tranne una vicenda che, diciamo, è nostro compito curarla oppure no. Però per il resto sì, è un po'... oh, questo mi piace un sacco, ah, questa sì. Scena. Che altro per un aneddoto. Vediamo se Violanda lo fa un meno. Il plasticone con te. Il plasticone, raga, io mi sento male. Ehi, ascolta, ho una dritta pazzesca. Il numero 5 della piazza. Un vero fulmine. Quella puledra corre come un diavolo. È l'aneddito? Non mi ricordo, Sole. Qual è? Aiutami aneddito. A... la tua ultima aneddoto era sul panino di Hank. Ah, ok. Aspetta. 100% garantito, sì. Ci pensi tu, vero? Ok, penso di aver capito. Non mi ricordo come ci arrivo, però. Però ora vedo. Tu analizza le cose. Ma... questo tizio no, non vuole farsi analizzare?
No, raga, mi sta... Ma che problemi c'ha oggi? La PlayStation in genere? No, ma... generale. Abdar Pedro, Abdar. Nato, disoccupato, ovviamente gioca all'azzardo illegale, frode. Beh, è una brava persona. Pedro. Allora, Caius Gary, data di nascita, imprenditore, resistente all'arresto, mancato osservazione dalle norme igieniche e sanitarie. Mazza, è uno zozzone, probabilmente. Esatto. Sì, ho capito. Trent Anderson, da dove nasce? Crimine, niente, nessuno. E meno male, sennò che cazzo lo fa? Dio. Quanto è vecchio? Ok, ci sto. Alla grande. Ehi, non te ne pentirai. Ma guarda, guarda Connor dietro. No, vabbè, regà. Top. Connor. Lo sta chiedendo. Ma che problema hai? Ecco. Perché non fai come ti dico? Non seguirmi come un cagnolino del cazzo. È bello, mannaggia. Voglio pure io un androide con la sua faccia. Mi scuso per il mio comportamento alla centrale. Non volevo essere scortese. Che roba. Ti hanno messo anche il programma scuse da leccaculo. Ovvio. La Cyberlife ha pensato proprio a tutto. Ecco. London. Grazie carbotera di acqua sale. Frutto della passione ananas, anidride carbonica, zucchero, va bene. Lui l'ha già scansionato. No, no, questa già l'abbiamo fatta. Posto, basta, no? Ok. Ah. Sì. Grazie, carino. Sai che l'hai sbloccata già quella cosa. Non lasciare lì quel coso. Ah, non preoccuparti, mi segue ovunque. Visto? Infatti. Amore lui, bellissimo. Colesterolo. Il suo pasto contiene calorie 1,4 volte il fabbisogno giornaliero e il doppio del colesterolo. Non dovrebbe mangiarlo. Di qualcosa si deve morire. Madonna. Non voglio allarmarla, tenente, ma credo che i suoi amici siano dediti ad attività illegali. Ognuno tira avanti come meglio crede. Finché non fanno del male, non mi impiccio. Hai ragione, dai. Ah, cosa di segreto? Forse vuole che le dica cosa sappiamo dei devianti. Mi leggi nel pensiero. Prego. Crediamo proprio che il software di alcuni androidi sia afflitto da una mutazione che li porta a emulare le emozioni di un umano. Falla facile, grazie. Non provano vere emozioni. Si fanno travolgere da istruzioni irrazionali che inducono comportamenti imprevedibili. Esattamente. Come tutti i film sui robot. Le emozioni, esatto, mandano tutto a puttane. Gli androidi non sono poi così diversi da noi. C'è qualcosa che vuole sapere di me? Io no, anzi, sì. No, no. Avete questo aspetto scemo e questa voce del cazzo? Gli androidi sono progettati per operare in armonia con gli umani. Sia il mio aspetto che la mia voce sono concepiti per facilitare la mia integrazione. Hanno toppato. Posso farle una domanda personale, tenente? Perché odia tanto gli androidi? Era l'ultima, l'unica, ragazzi, io avrei evitato, eh. Ho i miei motivi. Ti sei mai occupato di devianti? Vabbè, Lila. Ah, lui ha i... Qualche mese fa. Un deviante minacciò di buttarsi dal tetto con una bambina. E io l'ho salvato. Scommetto che hai fatto i compiti, vero? Sì, perché praticamente i ricordi glieli rimetto. Sì. Oddio, raga, non ho letto, che mi ha chiesto? Non ho visto. Non l'ho letto manco io, vabbè, di verità, in qualsiasi caso. Sì, dai, verità, sì. So che al diploma è stato il migliore. Si è distinto per il suo lavoro, diventando il tenente più giovane di Detroit.
So anche che ha ricevuto vari richiami disciplinari negli ultimi anni. Quella cosa però non gliela dice. Chi frequenta spesso il bar. Quindi dove vuoi arrivare? Penso che lavorare al fianco di un agente con problemi personali sia un ostacolo. Ma adattarsi all'imprevedibilità umana è una delle mie funzioni. Oh. Aia. Ho avuto un rapporto su un deviante sospetto. A pochi isolati da qui. Diamo un'occhiata. Ragazzi, ha fatto un gesto. Sono in macchina se ha bisogno. Ha avuto qualche cambiamento, con cambiamento. Soprattutto ha fatto un gesto che i robot non fanno, ragazzi, l'occhiolino. No, non è che ha fatto l'occhiolino, ha lui fatto stava l'occhiolino. Profonde. No, no, ha fatto l'occhiolino. Mi scusi. Facevo rapporto alla Cyberlab. Ma sì, sì. Hai deciso di accamparti nell'ascensore? No. Sto arrivando. Beh, ragazzi, io direi che ci possiamo fermare comunque qui. Esatto. E noi, ragazzi, ripetiamo sempre che di seguirci sempre la nostra pagina Instagram, mettete tanti bei like sul nostro canale. Spero che vi stia piacendo questa nuova serie. E noi ci vediamo nel prossimo episodio di Detroit. Ciao.